Ecco il caso che era. Ero preoccupato che ogni volta cambiano qualcosa. Come stai? Molto bene, vedi, la mia prima volta è andato tutto bene. Io che ero nervosissima, ti avevo chiamato prima dicendo: ma poi se mi telefonano durante la diretta e se non riusciamo a collegarci, e invece è andato perfettamente al No, primo vedrai, colpo. facilissimo. Vedrai, adesso abbiamo splittato lo schermo in due ed è facilissimo. Ho appena iniziato, sono appena entrato, diciamo, anch'io in diretta, quindi stavo iniziando a salutare tutti, che pian piano cominceranno a connettersi, quindi all'inizio facciamo ancora un po' di esperimenti tutti insieme. Com'è Michela? Gli stavo dicendo che oggi è la prima domenica di maggio, la prima domenica calda. Iniziamo, però spero che sia anche l'ultima domenica dove saremo costretti a stare in casa e pian piano si ritornerà a una normalità. Pian piano. Sì, Ale, guarda, io ti devo dire, ci conto, ma non tantissimo, perché poi se uno ci conta tantissimo ci rimane male. E siccome io sono una praticona, poi alla fine ci conto abbastanza. Teoricamente il 18 noi dovremmo poter tornare al lavoro, come ci ha detto Conte la settimana scorsa. Speriamo che nel frattempo, dopo l'apertura delle gabbie di domani, non succeda il patatrac, ma insomma, secondo me non succederà, e se succederà, insomma, sarà Questo appello ha un abbastanza, senso. ma sì, dovrebbe essere abbastanza contenuta la cosa. Quindi oggi bellissimo. Ho visto che in effetti più o meno le previsioni sono belle anche nei prossimi giorni. Peraltro, come potrete vedere, io non sono a Milano nel mio appartamento dove dovrei essere, perché so che a Milano fa molto più caldo di qua. Qui è molto bello, ma non è ancora così caldo come a Milano. Io sono in Toscana, perché quando c'è stato il lockdown dell'Italia, e soprattutto prima del Piemonte, poi della Lombardia e poi dell'Italia, io mi trovavo all'estero per lavoro, quindi ho avuto una specie di, come dire, peripezia, un'avventura straordinaria per Ti ho poter seguito sui rientrare. social che hai fatto una fatica ad entrare in Italia perché Oh, è ti ho stata un'avventura non da fatto poco, perché io mi trovavo a New York, dove evidentemente la situazione era già molto grave anche lì, ma nessuno ne parlava, e quindi si viveva una vita assolutamente normale. Chiaramente io, essendo italiana ed in contatto ovviamente con Milano, con l'ufficio, la famiglia, tutti i giorni sapevo perfettamente quello che stava succedendo a Milano e che era già molto grave. Però lì, sai, si viveva proprio come in un altro mondo praticamente. E io mi sono ritrovata dalla mattina, dal minuto prima al minuto dopo, il mio volo all'Italia annullato, come credo moltissimi altri. E ho dovuto fare un giro abbastanza fantasioso per arrivare qui, passando per l'Inghilterra, per la Francia, eccetera, eccetera. Insomma, alla fine ce l'ho fatta e sono in lockdown in Toscana, nella casa di famiglia del papà di mio figlio, quindi un lockdown poco lock, perché come vedete ho del magnifico verde intorno, però un po' down perché mi manca casa. Io sono partita il 20 febbraio per New York e non sono mai più tornata a No, casa. immagino perché infatti anch'io il fare il lockdown in casa, io invece sono proprio in Milano, chiuso in una zona dove non c'è praticamente nessuno, No, infatti io è immagino che a difficoltoso. Milano sia pesante per l'atmosfera. Infatti io sono stata molto Assolutamente. fortunata, perché diciamo che questa atmosfera non l'ho mai veramente vissuta, nel senso che intanto l'ho di molto posticipato, perché quelle 2 settimane di totale incoscienza a New York io ho vissuto una vita normale, a contatto con le persone, andando a pranzi, cene, lavorando tutto il giorno in una boutique, eccetera, eccetera. Quindi già mi sono risparmiata 2 settimane che voi a Milano invece avete avuto molto pesanti, che sono state quelle di Mardi, le Anche le prime due prime settimane settimane perché Marte. non sapevi quello che stava succedendo e avevi le Esatto. persone dietro all'altra, poi all'improvviso mi ricordo che da un giorno all'altro sono uscito qua sotto in zona ed era completamente deserto, cioè è iniziato ad essere lì a capire veramente cosa stava succedendo, proprio il deserto totale. Vedere Milano, io ho 22 anni che sono a Milano, vedere Milano senza nessuno, ma proprio non l'ho mai vista neanche in agosto, mi è capitato essere qua a Ferragosto cioè, da un passaggio all'altro, non l'ho Vederla mai così passata deserta. così vuota, così deserta, i negozi chiusi. E poi ultimamente, non ti dico, qua, i negozi che passo sono stati un po' lasciati senza più nessuno che ne abbia avuto cura, quindi sono caduti dentro i Immagino. cestini, le cose, cioè un po' veramente triste. Oggi cominciano a rimuoversi un po' le cose, pian piano siamo positivi, cerchiamo sempre di dare anche un bel messaggio positivo perché Certo. non abbiamo altro.
No, no, ma poi ne abbiamo assolutamente bisogno, nel senso che anche se il positivo non arriva, dobbiamo essere positivi noi e farlo arrivare comunque in un modo o nell'altro. Ecco. Io volevo raccontare velocemente che io e Michela ci siamo conosciuti qualche anno fa, non ce lo ricordiamo anche noi, tanti anni fa, per iniziare a fare una vendita, perché Michela si è inventata, ha fatto suo una vendita molto particolare, cioè a casa sua, aveva creato dei piccoli showroom a casa, cioè all'epoca mi ricordo a Roma era proprio la porta di fianco a casa tua. E si vendevano i nostri prodotti, perché sono prodotti particolari. Michela, come avrete visto negli inviti e tutto, si occupa di gioielleria. Infatti adesso fa vedere questo orecchio, ne ha tantissime delle cose meravigliose. Mi ricordo di lei perché mi spiegava che questi orecchini poi erano componibili, correggimi se sbaglio, all'epoca erano componibili, quindi c'era una parte estremamente preziosa che la potevi poi cambiare e far girare l'orecchino e diventava multitasking anche l'orecchino, poteva seguirti durante la giornata. Ed era, avevamo trovato un filo rouge con le mie scarpe, perché le mie scarpe all'epoca portavano delle brosce sopra che le potevi cambiare e intercambiare, e quindi anche le mie scarpe potevano arrivare dal giorno alla sera diventando diverse e rimanendo sempre le stesse. E abbiamo iniziato, ci siamo conosciuti e abbiamo iniziato questa collaborazione. Io di Michela mi ha sempre colpito una cosa, la sua estrema generosità. Michela è sempre stata una persona generosa, d'animo, veramente è stata una persona che mi ha aiutato tantissimo, mi ha spiegato, e ancora adesso, appena può, cioè non ha mai... lei non è come tante persone che tengono le cose per sé, no? Lei invece è la prima che dona, che dà, che aiuta, ed è una roba che è molto difficile, molto raro trovare nel nostro ambiente. È una persona che si è sempre stata generosa. E questo qua è una cosa che volevo dirtelo, perché è veramente una delle, oltre tutte le altre di cose belle che si può dire su di te, questo è uno degli aspetti che secondo me ti contraddistinguono. Una donna che proprio aiuta tanto. E mi ha mai aiutato anche a capire molto le dinamiche, le signore, perché Michela, anche ho la fortuna che Michela sia una mia cliente. Io e me, gli orecchini tuoi non li posso portare. Cioè no, qualche regalo per signore, delle belle cene a cui vai, da me l'hai comprato. Quello lì sicuramente, anzi, sarà molto apprezzato, però sarebbe anche poco donanti. Mentre Michela poi, anche come cliente, mi ha insegnato tanto, perché è anche una cliente esigente, vero? È vero. È vero, perché facendo questo lavoro ovviamente è deformazione professionale. Io penso che quando si ha a che fare con il bello, e poi soprattutto per noi donne che abbiamo tanto, io non so, sono stata, confesso, un'acquirente compulsiva per un certo tempo della mia vita, cioè quando sono diventata economicamente indipendente, e quindi l'emozione di potermi comprare più o meno quello che volevo, non immaginate chissà quali cose, però insomma la scarpa, la borsa che mi piaceva, eccetera, eccetera. Però poi col passare degli anni ovviamente sono maturata in questo senso, e così come sono maturate anche le mie clienti, perché io devo dire che quando ho iniziato questo business, siccome i miei orecchini, come raccontava Alessandro, sono molto particolari perché sono tutti scomponibili, quindi in effetti hai un oggetto che si trasforma in tanti oggetti diversi, e questo all'inizio a Roma e anche quando sono arrivata a Milano era una grande novità. Adesso ci sono altri gioiellieri che fanno gioielli scomponibili, diversi dai miei, perché nessuno ha tutte le alternative che offro io di pietre da abbinare, eccetera eccetera. Di solito sono due o tre possibilità di composizione, mentre da me c'è un range, una scelta molto ampia di pietre anche abbastanza particolari e difficili da trovare, perché sono pietre che io ho comprato e che continuo a comprare nell'arco di anni e anni e anni nei miei viaggi in Asia ed in altri paesi, in India eccetera eccetera, quindi sono anche pietre che non si possono trovare dovunque, insomma, quindi questa particolarità. E ti dicevo, appunto, i miei clienti quando hanno scoperto questo gioiello molto particolare, soprattutto gli orecchini, perché scomponibili poi sono gli orecchini, ne compravano anche a 7, 8, 9, 10 alla volta. Io sto parlando, comunque, i miei sono gioielli in oro e diamanti. Quando ho cominciato c'erano le lire, costavano molto meno di adesso, però adesso il range di prezzi per un bel paio di orecchini è intorno, diciamo che un prezzo medio è intorno ai 3.000 euro, ecco, per avere un orecchino bello scenoso, grande, tipo quello che indosso io adesso. Eccetera, e sono maturate anche loro, così come sono maturate
Anch'io, perché adesso ne compro lui, no? Però con una scelta molto più sapiente, più matura, per esempio, per un Aspetta, certo. Michela, che c'è un attimo di problema di connessione. Sì, e io ti vedo e ti Hai un attimo? sento bene. Sì, no, tu hai un Adesso? attimo, non so se gli altri vedono. Comunque, nel frattempo, che si riprende un attimo la tua connessione, c'ha dei commenti che ti dicono, numero 3 dice che fai dei gioielli magnifici. Che carini, grazie. So che sono Tante. dei, non, so che sono dei miei follower. E tutte le tue amiche, le tue clienti, perché poi ecco, nel nostro lavoro, no, so come facciamo nel lavoro, tante volte le clienti diventano nostre amiche. Assolutamente, le mie clienti, la maggior parte delle mie clienti sono amiche, soprattutto lo erano fino a qualche anno fa, perché adesso devo dire, per fortuna sono diventate talmente tante vendendo non solo in Italia ma anche all'estero, che molte di loro non le posso ovviamente ricordare proprio tutte, ma la maggior parte le ricordo bene e una buona parte di queste sono diventate amiche negli anni. E come dicevo, la donna adesso è diventata più sapiente, compra per l'occasione o per abbinare a qualcosa, non compra più così in maniera Compulsiva. compulsiva e anche approssimativa rispetto a come si faceva qualche anno fa. E io devo dire che a me questo non dispiace affatto, perché la mia vendita è diventata, sì, certo, per certi versi più faticosa, ma dall'altro lato molto più interessante, più gratificante. Mi mette anche in condizioni di avere un confronto più concreto su quello che faccio, sulle scelte di stile, eccetera, eccetera, perché la mia cliente oggi è oggettivamente il mio confronto, cosa che prima non era tanto, perché compravano qualsiasi cosa di più, quindi qualsiasi cosa io offrissi andava bene. Oggi la richiesta è diventata più esigente e io sono diventata forse più brava grazie a questa esigenza. Vabbè, certo, è attraverso il cliente che si impara, come dicevo, avere anche per me, avere una cliente come te, ho imparato Infatti tanto. mi Perché... riallacciavo proprio al tuo discorso che facevi prima. Io sono una cliente esigente, perché sono diventata esigente, non lo ero. Beh, le tue creazioni sono splendide e poi hanno un concetto non solo per quel che riguarda il tipo di vendita che noi facciamo, che poi adesso spiegheremo, e che secondo me si confà molto ai tempi che stanno per venire, ma anche proprio per il rapporto di qualità-prezzo che hanno e per la loro unicità. Le tue scarpe, come i miei gioielli, stavamo dicendo, sono pochissimi modelli, pochissimi pezzi per ogni modello, quindi ecco, non vedrete mai tutte le signore andare con la stessa scarpa, eccetera. Sono fatte con tessuti molto particolari che altri stilisti non utilizzano, quindi sono molto uniche in questo senso, e hanno, oggigiorno in cui le scarpe, le décolleté sono diventate un oggetto carissimo, perché ormai una décolleté firmata costa quanto un mio gioiello praticamente, hanno invece un prezzo estremamente accessibile, direi accessibilissimo, direi quasi basso, Alessandro, proprio onestamente. Io sono rimasta colpitissima, Devo perché io ero alzare, rimasta. dici, devo alzare il prezzo, no? Forse no, non devi alzare i prezzi, perché vuol dire che va bene così, perché la qualità è straordinaria se tu È riesci questa a quella che hai produrre. preso? Io le ho prese quelle di quel color meraviglioso, un rosa, Questo. questo, bravissimo, esatto, bellissimo, che era un colore che non avevo. È vero che i tuoi colori sono tutti abbastanza speciali, difficile averli, ma insomma, dicevo, ecco, tu hai un prezzo molto buono, con una qualità molto alta, vendendo un pezzo praticamente unico. E questo è un po' il concetto che io avevo fatto mio fin dal principio. I miei gioielli, che sono estremamente scenografici, sono montati in oro, diamanti, pietre preziose, semipreziose, eccetera, eccetera, ma hanno dei prezzi contenuti, perché si va dai 1.000 fino a un massimo di 5.000, 6.000 per degli orecchini con tanti diamanti, ecco. Sono fatti bene e soprattutto non stufano, cosa Ma che vale proprio perché anche per le. cambiano sempre, un po' il concetto anche mio, Esatto. di ricreare, reinventare un basico. Quindi un Assolutamente. basico poi dopo ti permette in realtà di gestirlo come vuoi e di reinventarlo tutte le volte che vuoi. Assolutamente.
Adesso tu prima dicevi i miei orecchini sono intercambiabili, faccio vedere per chi ci segue in questo momento. Io adesso ho un orecchino, è l'unico purtroppo che ho qui perché i miei gioielli sono rimasti tutti a New York, perché nella mia fuga rocambolesca da New York non ho avuto tempo di organizzare e poi per fortuna lì si continuano a vendere nonostante il fatto che il negozio sia chiuso, ma si vendono via internet eccetera eccetera. Quindi sono lì, questo era l'unico orecchino che avevo portato via e quindi... E questo è quello si, che si sta indosso. vedendo poco, Michela. Aspetta un secondo perché è andato via un attimo il segnale. Da te si vede tutta pixelata. Va Un bene. secondo. Michela, Aspetta. qua mi chiedo, tu hai l'online, giusto? Io ho un Si è shop bloccata online. l'immagine. Assolutamente, io ho uno shop online di cui vi faccio vedere anche l'immagine se volete. Perché Sofì da Parigi ci chiede se si possono trovare a Parigi. Non ho capito se le scarpe o i tuoi gioielli, però ambedue si Uno dei possono due, trovare esatto. Allora, questo online. è il Più ne mio shop intendiamo, principalmente online online. che è Michela Bruni Reichlin. Questa è la prima pagina, quindi riconoscerete, ci sono i draghi che sono il mio cavallo di battaglia, è la mia foto, quindi non si può non riconoscere. Il mio online in questo momento, proprio oggi e nei prossimi pochissimi giorni, è in via di aggiornamento e poi sarà di nuovo online tra metà Perfetto, e perché fine ormai della prossima stiamo tutti settimana. girando. Esatto, allora vi Certo, dicevo, gli orecchini che io indosso, mi si vede adesso Alessandro, posso far vedere come sempre un funziona? po' pixel, un po' sgranata, però proviamo, dai. Proviamo, L'orecchino che si io vede, perché è bello chiaramente mi vedere un vedo dettaglio di quando si benissimo. stacca. Allora, chiediamo alle persone che ci seguono se mi si vede bene oppure no, qualcuno ci Se fa si vede, sapere. infatti, quello che stavo aspettando il confronto. Come mi vedete? Dunque, io ho adesso un bottone che è un rubino con dei rubini intorno. È una pietra molto particolare, abbastanza unica, che si chiama, questa è un'agata striata. Vedete che infatti ha tutte delle striature intorno e poi ha tutto un giro di rubini. Io posso staccare questa grande pietra e indossare solo il piccolo rubino. Oppure metterci una bellissima giada verde, che sono un po' il mio cavallo di battaglia, se Battaglia. Di vogliamo. Esatto. Mi quello dicono che che si si vede vede male, purtroppo. un po' sfocato. Allora io faccio una cosa, guarda, prendo il telefono, Un po' sgranato. mi sposto e vediamo se avvicinandomi a Alla casa casa. Ecco, mi si vede meglio. Adesso qui adesso c'è mentre molto Michela si sta sole. muovendo per andare verso casa, dicevamo, allora rispondevo Vediamo alla cosa amica di succede. Parigi, le scarpe sono in vendita online o comunque nell'atelier. Che poi dopo, proprio di fronte allo showroom di Michela, anche perché siamo praticamente uno di fronte all'altro nella via di fronte a Michela. E Allora, quindi qui mi sono. vedete meglio? Domanda. Sì, leggermente, forse se stai un attimo ferma si riprende, sì, un po' meglio. Meglio, perfetto. Allora, stavamo dicendo che questi orecchini appunto si staccano, si stacca la parte di sotto e io posso mettere per esempio questa bellissima giada oppure se voglio del nero, un fiore nero con la perla sotto per illuminare o se voglio solo una cosa piccola posso mettere solo la perlina sotto il bottone rosso e poi ho un'infinità di altre scelte che adesso non ho qui a portata di mano, ma appunto da un orecchino ne diventano tantissimi e la cosa intelligente, se vogliamo un po' furba, è che la parte costosa è il sopra, che di Quindi solito è il diamante, malatissimo. cioè esatto, i pendenti hanno un costo relativo, si va nell'ordine di qualche centinaio di euro, per cui i vari colori, le varie forme, eccetera, eccetera, si possono aggiungere man mano nel tempo con una certa facilità senza fare una grande spesa. Perfetto, guarda tutto il mondo di Michela. Poi un'altra cosa che mi piace di Michela sono i colori che si accomunano di nuovo molto anche a me, no? Al discorso di essere, come tu dicevi, che il mio prodotto è molto colorato. Anche quello di Michela piace quando vai da lei, ma soltanto nella pagina che mi è piaciuto fare. Ecco, adesso ti si vede perfetta, Michela. Perfetta, Adesso mi si vede bene? adesso sei perfetta. In questo momento è dettagliata l'immagine. E dicevo, Michela è il colore che anche lei, quando vedi tutti questi suoi gioielli insieme, sono bellissimi. Ed era l'idea poi anche quella poi di iniziare a fare degli abbinamenti particolari. Però noi oggi volevamo raccontarvi, o comunque io e Michela ci siamo fatti un po' di domande su come sarà questa ripresa. Non tanto se ci sarà la ripresa o meno, perché noi quella la diamo per scontata, perché noi siamo estremamente positivi, essendo che dobbiamo gestire tutto,
ci siamo trovati a noi oggi da speciali a essere perfettamente in linea, perché se fino a ieri per venire nei nostri atelier dovevi prendere l'appuntamento, quindi a volte era come una vendita un po' particolare, da oggi sarà per tutti così e noi saremo già pronti a tutto questo. Cioè, da noi vengono poche persone alla volta, da me se ne viene soltanto una alla volta, da Michela che c'ha un po' più strutturata su più fronti, c'è soltanto, mi sembra, una persona che ti aiuta, giusto? Io ho una persona che mi aiuta in showroom, che è un po' il mio factotum, il mio braccio destro, che è una ragazza deliziosa che si occupa praticamente di mandarlo avanti, perché io sono spesso in giro per il mondo, e poi ho ovviamente i miei laboratori orafi, che sono fondamentali. Certo. Quindi i laboratori orafi sono più persone, ma insomma, in ufficio ho una persona, sì, assolutamente. E quindi noi da oggi, poi quindi il 18, quando, se tutto andrà bene, che noi sappiamo che andrà benissimo, riprenderemo, apriremo i nostri studi, la atelier, Michela, ho visto che si è già inventata, che l'hai pubblicizzata qualche ora fa, l'hai fatto un post qualche ora fa, hai fatto l'anticipo delle mascherine che hai fatto a... Sì. Apposta, ho fatto fare delle mascherine secondo me molto carine. Allora, ritornando all'inizio del tuo discorso, noi abbiamo appunto un concetto di showroom, di atelier e non di negozio, che se fino ad ora per certi versi ci può aver penalizzato, perché sicuramente siamo meno visibili al turista, alla gente che passa per strada, eccetera, eccetera, perché da noi appunto si viene più o meno su appuntamento, comunque perché devi conoscerci, o l'amica dell'amica che ti ha mandato, eccetera, eccetera. In questa fase 2 del Covid-19, questo nostro modo di lavorare su invito, su appuntamento, con poche persone alla volta, eccetera, eccetera, sembrerebbe invece essere un po' il modo in cui si lavorerà d'ora in avanti, oltre ovviamente a tutto ciò che è la rete, perché la rete a questo punto, se già era importantissima fino a ieri, diventa fondamentale. Io infatti da molti anni cercavo di costruire il mio e-commerce, il mio shop online, senza riuscirci, proprio perché, essendo così intercambiabile i miei orecchini, è molto difficile, esatto, su un online spiegare come funzionano, data la quantità infinita di opzioni, eccetera, eccetera. Quindi ho traccheggiato per anni. E poi è arrivato questo virus flagellante, terribile, eccetera, mi sono data una mossa, perché mi sono detta: se non lo faccio adesso sono finita. Ma adesso anche tante tecnologie che ci stanno anche aiutando, perché adesso ci sono anche dei sistemi che tu vedrai sicuramente di vendita online che riesci con dei siti a essere molto più modulari, esattamente come serve a te, mentre prima era molto più assolutamente, che difficile prima era molto, comunicare tutto sì, questo. assolutamente. Infatti adesso, poi quando uscirà fra qualche giorno, perché appunto è stato completamente rinnovato con nuovi sistemi, eccetera, vedrete come l'ho strutturato. Secondo me è molto carino, è facile, è molto facilmente fruibile, anche perché si deve considerare che chi ci va sopra è una signora come me. Io sono abbastanza negata, poco tecnologica, sono che più non è un'artista vero. In questo senso, quindi io mi sono messa nei panni di donne come me, che quando arrivano sul mio shop online devono semplicemente fare così e poter comprare, perché io quando arrivo su quegli shop online che sono più, magari anche fatti meglio, ma più arzigogolati, eccetera, come alla seconda volta che cerco di fare una cosa non ci riesco, mi stufo, esco e vado da un'altra parte. Beh, esattamente quello che ho cercato di fare anch'io col mio, cioè con 3 click uno, se vuole, vede tutto, capisce dov'è, vede il prodotto, perché tanto poi il prodotto lo si percepisce, lo si capisce, poi dopo fa l'ordine in veramente super, in modo super semplice, ma deve essere così, anche perché ormai lo usi poco dal computer, lo usi molto dal telefonino. Quindi fai tanti Assolutamente. Acquisti, li fai Bravissimo, il minimi, li fai quando telefonino. sei in relax. Sai qual è Dove il telefonino tu comunque, volente o nolente, vedi un'immagine più piccola, quindi deve essere tu, ci devono essere pochi elementi chiari, visibili, le scritte devono essere grandi, si devono vedere, non ci deve essere tanta roba, perché se no sono poche informazioni. Tu sai qual è il momento in cui vendo più scarpe io, paradossalmente? Nel cambio di stagione? Ad agosto. Perché quando le si voi, signore, ad agosto siete rilassate sul lettino tra una cosa e l'altra, ci viene la tutti voglia. andate, no? Ma guarda che forse a settembre, quando rientro, mi serve questa, quella. Quindi la vendita, diciamo, il momento di relax
è quella emozionale poi. Per quanto Sicuramente. riguarda un paio di scarpe, forse il gioiello ci deve più ragionato, non lo so, Guarda, non dipende conosco la psicologia. perché, no, Dalle assolutamente signore sul che ti gioiello è un scrivono po' e ti più fanno i complimenti, importante. qua direi che i gioielli si Sono molto deve. contenta, sto leggendo alcune, non le conosco, altre sono mie amiche, quindi mi fa molto piacere, amiche e clienti, mi fa molto piacere vederle, le sto guardando scorrere, ma sono anche felice che ci siano persone che non conosco, quindi No, visto benissimo. anche visto Laura che tanto che non vedevo, Hai perfetta. visto, perché Ho Laura visto gli ho le. proprio mandato un invito che assolutamente doveva seguirci. La salutiamo. Tra l'altro io ho seguito lei, ieri ha fatto una bellissima diretta con Con Fabiana? Fabiana Giacomotti. Con Fabiana ieri, se si è vista Con anch'io. Fabiana Giacomotti ho ascoltato quello che dicevano, io sono due donne molto intelligenti, quindi È un mi piacere se interessa c'è. molto quello, mi interessa A molto me è quello che bello di hanno da questi. dire, anche se io sono un pochino più fiduciosa di Fabiana e ho un'idea leggermente diversa da quella di Fabiana. Fabiana Giacomotti è una giornalista molto conosciuta, non penso che abbia bisogno di presentazioni, soprattutto a Milano. Ieri diceva che d'ora in avanti sì, ci si continuerà a curare ovviamente, ma probabilmente si useranno meno orpelli perché siccome ci sarà molta diceva con la mascherina, mettersi gli orecchini, con i guanti, l'anello, eccetera, cioè diventa complicato. Se per certi versi su questo sono d'accordo, per altri non lo sono. E questo vale anche per le tue scarpe, Alessandro. E vi spiego perché e qual è il mio punto di vista. È vero che quando noi usciremo, per strada dovremo indossare guanti e mascherine, a parte il fatto che guanti e mascherine sono obbligatori quando si va in dei luoghi chiusi o in luoghi dove ci sono più persone, perché se tu sei da solo e nel raggio di 300 metri non c'è nessuno intorno a te per strada, non sei obbligato né a indossare il guanto né a indossare la mascherina. Cominciamo col chiarire questo. Però va bene, a quel punto, se sono da sola e non c'è nessuno nell'arco di 300 metri, è abbastanza inutile che mi metta gli orecchini, anche se io sono una che si veste, che si ingioiella per se stessa, Per prima te sì. ancora che per gli altri. Ecco, quindi il mio concetto di questo futuro prossimo è questo. Noi comunque usciremo per strada per andare a lavorare, per andare a fare la compra, per andare a fare la spesa, per andare a trovare il parente, usciremo meno di prima, usciremo per cose, per motivi più importanti e meno futili di prima, ma comunque usciremo, per cui avremo sempre il piacere, visto che ce ne sono stati già tolti tanti Tolti e tanti. per un certo tempo ce ne verranno tolti tanti, quei pochi che rimangono di essere curate, di potersi finalmente, speriamo, dal 1° giugno andare dal parrucchiere a farsi una messa in piega o un taglio di capelli per gli uomini, eccetera, eccetera. Invece, secondo me, sarà molto importante perché in questo momento difficile un minimo di coccola, di attenzione per se Per se stessi stessi, sì. è, Anche secondo me, psicologicamente importantissima. Quindi perché io ne abbiamo penso. tante adesso in questo periodo proprio di E, blocco. esatto, e poi entriamo appunto in un'era dovuta al Covid, ma secondo me il Covid lo ha solo accelerato questo momento, in un'era in cui ci saranno moltissimi contatti come quello che stiamo avendo io e Noi te. adesso. Video party, dirette, interviste televisive, eccetera, eccetera, dove praticamente quello che si vedrà di Sì. noi è questo. Per fortuna si continuerà a vedere forse anche di più questo, perché potendo fare meno cose, questo è il buon momento per pensare cose intelligenti, cose positive, eccetera, eccetera, e anche esternarle per poter aiutare gli altri, oltre che se stessi. E quindi secondo me sarà invece molto importante, in video, nei video party, dove vedo che le mie amiche già stanno partecipando a molti video party di compleanno. Adesso molte che hanno compiuto gli anni in questi giorni magari non hanno avuto voglia di fare il video party, qualcun'altra sì, ma sicuramente dai prossimi mesi tutte quante noi, quando compiremo il nostro compleanno, e tutti noi faremo un video party con i nostri amici. Quindi io mi metterò un bel vestito, un bel paio di scarpe, un bel paio di orecchini, perché mi devo presentare tutta da ginnastica al video party con le mie Ma amiche. no, ma anche perché Ecco. sarà sempre più sociale, ma che poi dopo si esce anche, perché poi ci saranno tutti. Esatto.
Esatto, esatto, Poi, perché esatto. poi noi siamo anche una generazione, io ho visto che paradossalmente i ragazzi, le generazioni più giovani, ma parlo anche dei 16-17 anni, figli delle mie amiche, hanno sofferto di meno, tra virgolette, perché erano già abituati a stare più a casa e comunicare con questi mezzi. Invece noi, Assolutamente, un po' infatti più soffriamo antichi, molto più noi della nostra ecco, abbiamo sofferto generazione. di più di stare in casa, l'idea di non poter uscire, di non poter andare a fare la pasta, cioè c'è stato Certo. molto di più. Ci parla Certo. della fabbricazione delle sue scarpe, un prodotto totalmente made in Italy, come quello anche di Michela, tranne le pietre dove lei va a trovare l'estero, io invece vado a trovare alcuni pellami, quelli coccodrilli, per fortuna in Italia non ce ne sono, però non ne facciamo quasi più. Sono scarpe totalmente fatte in Italia, prodotte in una delle, penso, migliori fabbriche italiane. Dico questo perché, essendo l'Italia la miglior produttrice di scarpe del mondo, lavorare in una delle zone dove abbiamo riconosciute come le migliori scarpe, dove escono i brand più importanti, quindi è una zona molto specifica. La qualità è, come dire, abbiamo cercato di tenere la qualità altissima, e vendendola in questo modo particolare, cioè nell'atelier direttamente che abbiamo creato qua a Milano, a casa mia tra l'altro, e online, siamo riusciti a mantenere un prezzo decisamente interessante, perché tutte le scarpe vengono vendute dai 360 ai 380 euro, cioè meno della metà di quanto andrebbe quel del loro valore se fossero di un altro brand o comunque se fossero messe in un negozio. Ecco, perché noi Assolutamente. abbiamo ragionato su una diversa distribuzione commerciale. Il trucco non è che vende su più care, meno care, non c'è il costo commerciale, cioè ci siamo noi che lavoriamo tanto, che ci diamo tanto da fare e che ci muoviamo molto anche per lavorare con i nostri clienti. Perché poi quando approccio a questo tipo di vendita dei nostri prodotti, alla qualità e alla passione che ci mettiamo con noi, dicevamo prima, anche le clienti diventano amiche, ma diventano anche addicted del prodotto, perché capiscono quello che hanno, la qualità che non riesce poi a trovare dalle altre parti. Mafiosa, Assolutamente. ma mi sembrava giusto dire questo, perché poi quando cominci, come quando cominci a mettere i gioielli di Michela, quando cominci a mettere anche le mie scarpe, poi è difficile tornare indietro. Sì, non dovremmo dircelo da noi, però effettivamente ormai sono tanti anni che esistiamo e quindi lo diciamo con cognizione di causa. C'è da dire che è vero, i nostri clienti sono piuttosto addicted dai nostri prodotti, Perché la passione che perché ci mettiamo anche noi dentro, perché cioè alla fine c'è anche la cosa tanto. reale, cioè non è che noi lo facciamo soltanto, cioè lo facciamo proprio con passione. Cioè Tanto, assolutamente. il mio pensiero, cioè quando vedo qualcosa, il mio pensiero è: ma forse questa cosa potrebbe piacere, come potrebbe, cioè c'è proprio tutto un pensiero che tante volte con Michela, quando ci troviamo a parlare, parliamo sempre del nostro lavoro, insomma, perché è la nostra passione, non ci si annoia mai, No, una non ci si passione annoia immensa, mai. una passione immensa che va avanti da tanti anni, forse anche eccessiva. Qualcuno ogni tanto mi dice eccessiva, ma io mi ritengo molto fortunata di avere questa passione perché in fondo a parte gli affetti cari, mio figlio, questa è la mia vita ed è una delle cose che mi dà più soddisfazione in assoluto nella mia vita. Certo. E quindi una passione grandissima che mi fa svegliare ogni mattina con una gran voglia di fare, nonostante il Covid, e andare a dormire la sera Bene. con una gran voglia di svegliarmi la mattina dopo e pensare cos'altro fare. Quanto E fare? quindi. In questi giorni, non so se è capitato anche a te, Michele, in questi giorni di difficoltà, pensare non alla difficoltà, ma pensare a come andare, cioè cosa trovare di buono e come fare qualcosa di meglio durante questo periodo. E assolutamente, infatti, come dicevo prima, io mi sono Tu messa col sito? immediatamente a costruire, a rinnovare il mio sito che era stato lasciato, insomma, un po' alle ortiche da tempo e in 448 praticamente l'ho fatto lavorando giorno e notte a distanza, che è molto difficile, vi posso dire, perché la mia assistente è a casa sua a Milano, io sono qui e i ragazzi che hanno costruito il nostro sito sono anche loro a Milano da un'altra parte, quindi 150.000 messaggi al giorno, screenshot per mandare dicendo guarda questo a destra non mi piace così, me lo devi modificare con lì piuttosto che eccetera, però insomma alla fine ce l'abbiamo fatta, fra pochissimi giorni ci siamo, vi faccio rivedere, questa sarà più o meno la prima pagina del mio sito
più o meno. L'home page. Esatto, dove già vedete... Chiede Francesca se i vari pezzi dei gioielli si riescono a cambiare da soli. Assolutamente sì. Sì, assolutamente, sono facilissimi da cambiare. E dietro c'è un piccolo uncino e quindi chiunque... magari chi non ci vede con un paio d'occhiali, io incomincio ad avere questo problema e quindi suggerisco con un paio di occhiali vi assicuro che li cambiate, è un gioco da bambini. Esatto, questo dei 50 anni in su. Prima dei 50 anni si può fare tranquillamente anche senza occhiali. Comunque anche tu dici, scusami, anch'io uguale come te, perché io invece sono ancora più dislocato perché la fabbrica è a Parabiago. Chi gestisce il sito, chi mi costruisce il sito sono in Toscana. A Montevarche, ci si muove adesso non potendosi muovere è molto complicato, però ma ho scoperto che possiamo farlo anche così, cioè in esatto, bravissimo, questo è un modo geniale per lavorare con i propri collaboratori, fondamentale secondo me, molto intelligente, e poi comunque diciamo che in questo momento volente o nolente abbiamo più tempo a disposizione, per cui forse è venuto anche un bene impiegare più tempo a fare le cose. Quello del tempo non lo so, perché io non sono mai stato così impegnato come in questo periodo. Nemmeno perché non puoi io. Scappare, perché non puoi dire non ci sei. Nemmeno io devo dire la verità, però vero anche che io nella mia vita normale e quotidiana sono spesso e volentieri per strada, su un mezzo pubblico, in un taxi, in un aereo, in un treno, eccetera, eccetera, mentre qui sono inchiodata a casa, per cui riesco meglio in qualche modo ad organizzarmi. E tu prima parlavi delle mie mascherine, vorrei farle vedere perché sono molto belle. Sì. Chiaramente ripartiamo sia Alessandro che io il 18 in sicurezza, come è giusto che sia. Io ho fatto fare, ecco, tra le tante cose che ho fatto in questi giorni di clausura, ho fatto fare dei gel e delle mascherine. Queste mascherine che vi ho fatto vedere sono divertenti, perché queste che vedete colorate sono ricamate a mano, non sono stampate, quindi tutto il ricamato, le scritte, il mio orecchino col drago, la giada verde, eccetera, eccetera. Naturalmente le regalerò alle clienti, non è che le sto vendendo, io continuo a vendere i miei gioielli. Queste mascherine le ho fatte fare per uso nostro, dello staff, eccetera, eccetera, per regalarle alle clienti. E poi ho pensato di fare, ci sono in vari colori, non solo in nero, e poi ho pensato di fare questa, che forse è l'idea più carina, non so se si vede bene, ma questa è una mascherina molto semplice. No, non si vede molto, ma è sottile. Molto esatto. Bella, te l'assicuro. Se vanno nel dove tuo scritto, le vedo nelle stories. Ecco, così lo avvicino. Sì, c'è le mie iniziali MBR che sono ricamate in strass. Perché ho pensato di fare questa mascherina? Perché ho pensato che al di là dell'uso di adesso, proprio dei prossimi giorni, dove potremo solo andare a lavorare, a fare la spesa e a trovare la nonna, comunque prima o poi noi ci auguriamo di poter rincominciare il pomeriggio ad andare in una boutique ad acquistare qualcosa, piuttosto che la sera, magari adesso che viene la bella stagione, andare in un locale che ha dei tavolini all'aperto e riuscire a prendere con un minimo di distanza un aperitivo con qualcun altro. Questo sto parlando di giugno, luglio, agosto, non adesso subito ovviamente. E quindi ho pensato di fare una mascherina che non fosse solo di uso quotidiano, più così eccetera eccetera, ma un po' da carina sera, con questi strass da sera eccetera, da poter abbinare con i miei orecchini. Insomma, un'altra trovata, come dire, per passare il tempo. Abbiniamo con questo da sera. Bravissimo, guarda, stupenda, con la tua meravigliosa décolleté. Abbiniamo con la décolleté, le abbiamo già sistemate anche per la serata. Esatto, perché secondo me noi, nonostante le mascherine, dove già non ci potremmo mettere il rossetto, truccare più di tanto, eccetera, eccetera, almeno avere una mascherina un po' carina. Le chirurgiche, per carità, vanno benissimo, anzi, vanno più che bene, possono anche essere utilizzate sotto per chi vuole una doppia protezione, però secondo me con il passare del tempo, siccome noi queste mascherine le dovremo indossare per molti mesi ancora, non da qui al 18 o dal 18 al 31, ma le dovremo probabilmente indossare sino all'anno prossimo con ogni eventualità, ho pensato appunto di fare una cosa così, una richiesta, un accessorio carino da regalare alle clienti, sperando che gli faccia piacere, alle amiche anche. Assolutamente, ma io stavo studiando qualcosa invece più sui colori, sui tessuti, però devo capire
quali tessuti possono, dei miei possono essere utilizzabili, perché devi, insomma, bisogna fare le cose, però fatte con i criteri, fatte per bene, tutte le cose che dicono le cose. Assolutamente, no, le mascherine che noi dobbiamo fare per uso delle nostre clienti ovviamente non devono essere delle cose mediche, ma devono essere comunque, certo, devono avere un minimo di crismi per essere di protezione a noi e agli altri. Qualcosa che abbia una logica anche con noi, esatto, la qualità nelle nostre cose e tutto. Sarebbe bello, Michele, adesso fare, che mi piacerebbe fare una foto con delle mie scarpe sopra e i tuoi gioielli sotto. Tu inquadri la tua pagina. Ok. Io quando le scarpe, e cerco di fare una foto, se riuscirò mai a farla, ma comunque in qualche modo poi la salvo, perché sarebbe molto divertente, perché... Che gioielli vuoi? Tu che colore vuoi? Ma andiamo, sai che io sono una partita del verde, però dimmi tu che cosa sta bene con il tuo. Tanto ho un po' vuoi di il verde? Allora... Ecco il verde. Ma anche, guarda, anch'io ultimamente mi sto buttando anch'io molto sul verde, perché lo trovo non di speranza, ma di, insomma, il colore giusto nel momento. No, no, guarda, hai detto bene, verde speranza, sono d'accordissimo. Allora, intanto è un colore molto donante per tutte. Io che faccio delle giade verdi, un po' il mio cavallo di battaglia, perché è un verde smeraldo, anche un po' più chiaro dello smeraldo, eccetera. Il verde sta bene alle bionde, alle brune, alle more, a chi ha i capelli bianchi, a chiunque, Non è perché un dà colore molta difficile da luce. indossare. Non in un accessorio, certo, se ti vesti tutta di verde ti devi saper truccare sapientemente, ma io penso che truccati sapientemente ci si possa vestire di verde. Io sono una che si veste spesso di verde perché è uno dei miei colori Lo preferiti. so. Eppure sono molto chiara di carnagione, chiara di capelli, eccetera. Mi trucco un po' di più, diciamo, mi trucco in maniera un po' più furba. Verde Allora, si guarda, veste. Ah, sì. verde ti posso far vedere questi. Ecco, Dimmi se dove si hai? vedono bene. Allora, questi Assolutamente. sono gli orecchini che io ho fatto. Adesso purtroppo non sono molto popolari i cinesi e neanche Li la Cina abbiniamo in con questo questi. momento, lo confesso, lo devo ammettere, ecco, che Cina e cinesi in questo momento non sono molto popolari perché ci hanno fatto un regalino veramente non da poco, però questi sono gli orecchini che io ho fatto per l'anno nuovo cinese, che appunto era l'anno del topo. E quindi questi bellissimi topolini in oro bianco e diamanti con delle meravigliose giade verdi sotto. Queste giade verdi non sono in vendita, fanno parte di una mia collezione perché ormai sono introvabili, di questo tipo qui, però insomma sono molto belle. E Io le ho abbinate, ti ho abbinato la scarpa subito. direi che ci stanno divine con quelle. No, guarda anche con queste, che bello, anche con quelle di camoscio col tacco fantasia, stupendo, bellissimo. Ok, deve essere un altro giochino. Facciamo anche trovane ancora una, vediamo se trovo la scarpa giusta. Così facciamo Ah, venire vado io e voglia. tu abbini. Vado io e tu abbini. Allora, vado con il rosso. Ah, un bel rosso, mi metto rosso, mi trovi Questo è un rosso corallo. rosso corallo da Beh, sera. anche un rosso corallo, ma scusa, a parte il nero perfetto, ma anche le tue viola. Io adoro il viola e il Le rosso. viola ce le vedi dove le abbiamo messe? Anche il Dov'è? rosa, che è molto valentino, molto francese, rosa e rosso, bellissimo. Ah, ma è molto scapparelli così. Esatto, guarda che bello, rosa e rosso per me è uno degli abbinamenti più belli, che per fortuna è ritornato, perché questi erano gli abbinamenti che faceva anche molto Saint Laurent, ti ricordi? Rosso e viola, Assolutamente. verde e viola, rosa e rosso. E il rosa e rosso è tornato super di moda, infatti lo hanno ripreso in tantissimi stilisti negli ultimi anni, è molto francese come È combinazione. molto. E a me piace molto, io ultimamente sto facendo anche orecchini proprio che comprendono i due colori, quindi con un mix di pietre sia rose che rosse, perché mi piacciono moltissimo. Stupenda. E voilà. Senti, ma del colore dove li metti, del mio blu? Che Ah, del tuo blu. ne hai Del tuo blu. stupende, ne hai tu. No, ne ho, di blu ne ho bellissime, vediamo qual è la più bella perché non è facile. Allora, devo trovare però un blu oteri. Intanto questo, scusate, ha le uova di Pasqua sotto, poi ve lo trovo senza le uova di Pasqua, ma queste sono delle fenici di Stupendo. zaffiri e diamanti con le gocce di zaffiro blu che con i tuoi orecchini veramente, poi basta veramente un nulla in mezzo, tra gli orecchini e le scarpe basta, non ci vuole niente, niente, niente.
un, e con questo niente un abbiamo chiarito. Un jeans con una camicetta di seta e si è sì, perché ormai è anche questo, l'abbigliamento con gli accessori lo cambiano, in qualsiasi abbigliamento tu scelga, un accessorio così sia a posto. Esatto, infatti. E poi se già il jeans era molto tornato di moda, secondo me si userà ancora di più con quelle décolleté, lo vedo meraviglioso, perché bisognerà essere vestiti più comodi nel futuro, ma sempre curati, sempre eleganti, sempre carini, voglio dire. Assolutamente. Senti, Michela, sono divertito tantissimo anche a fare il gioco degli abbinamenti, dovremmo farlo più spesso. Sì, questo degli abbinamenti è veramente molto carino. Alla fine abbiamo un po' tralasciato il discorso dei nostri progetti futuri, ma chi vivrà vedrà. Ma no, insomma, i progetti futuri li facciamo con te, li invitiamo tutti dal 18. Esatto, noi dal 18 riapriamo i nostri atelier. Gli atelier a questo punto sono sicuramente un posto dove si può venire con una certa tranquillità perché sono poco frequentati e perché noi comunque, sia io che Alessandro, vi accoglieremo con delle bellissime mascherine, con dei bellissimi guanti. Mascherine. Io ho fatto anche il gel, adesso non so se ho una Io foto anche, del gel. Ho fatto quelli anche i gel disinfettanti per le mani con il mio logo deliziosi, anche quelli da regalare perché sono delle confezioni anch'io. Quelle piccole da confezioni, quelli ho borsetta. fatto anch'io, infatti. Esattamente, quindi veniteci a trovare e poi appunto Essendo che la online. distanza tra l'atelier di Michela e il mio è così tanta, Sì, sono 150, 100 metri, metri che possiamo anche andare, forse. possiamo anche fare delle venire da me, poi andiamo insieme da Michela, o andate da Esatto. Michela, poi venite, scegliete Possiamo dove venite, fare poi delle venite da me. passeggiate, assolutamente. Possiamo Facciamo fare le delle cose passeggiate da un abbinate, atelier facciamo, all'altro. in una parte o l'altra. Senti, Assolutamente. io allora ti ringrazio per il tuo tempo. Adesso non so quanto abbiamo toccato tutti gli argomenti, giusto? Sono, perché non vedo l'ora che dura, però dopo Sono un'ora. 47 minuti che stiamo charlando. Sempre i soliti, non facciamo 20 minuti, non di più, sennò poi andiamo a noia. 47, E allora. quello io ho detto non più di mezz'ora, se no la gente si annoia. Sono 47 minuti che E chiacchieriamo, quindi dobbiamo assolutamente. salutarci in 3 minuti, perché sennò poi cade la linea, perché le dirette non possono durare di un'ora. Più di un certo tempo, infatti. Ale, Benissimo, io ti ringrazio moltissimo per questo invito, anche perché, come dicevo in principio, per me è stata la prima volta, quindi una nuova esperienza e sono molto divertita. E poi, appunto, in questo mio super lockdown, dove intorno a me c'è solo verde e veramente null'altro, io non vado neanche a fare la spesa perché qui non ci sono supermercati, siamo su una collina in mezzo al nulla. Mi ha fatto piacere vedere un amico e un po' ti leggere tutti invidio. questi messaggi deliziosi degli amici Sì, sotto. io voglio dire che ci hanno seguito in tantissimi, cioè, soprattutto Beppi, che ci ha seguito dall'inizio, che sono un tuo grande amico, un grande fan, hai avuto tutte delle Beppi tue. non solo è un mio grande amico, ma è uno straordinario giornalista. Rubiamo un minuto in più perché per chi non l'avesse visto, la maggior parte dei miei follower l'hanno visto, Beppi mi ha fatto una bellissima intervista la settimana Ah, scorsa, quella che ho letto. Ah, che è giusto. questa. Ve Sì. la faccio vedere. Si Ma vede si vede al bene? contrario, Michela. Si vede al Si vede al contrario, contrario. sì, perché quando la lettura è al contrario. Ah, mi Perché è come dispiace, se va fosse uno bene. specchio, come se fosse Si davanti allo vede? specchio. Esatto, comunque mi ha fatto un'intervista bellissima che si può leggere sul suo BlaBla News, quindi basta andare su www.blablanews.net dove ci sono tutte le cose che Beppi scrive, che sono scritte molto bene, molto carinamente, sono leggere ma allo stesso tempo profonde, intelligenti ma allo stesso tempo di svago, eccetera, eccetera. Trovate anche l'intervista che ha fatto a me, che secondo me è bellissima, non grazie a me ma grazie a lui. Lui a me mi ha detto che è bella, grazie a me. Insomma, ci siamo fatti i complimenti a vicenda. blablanews.net Blablanews.net, te l'hanno assolutamente. appena segnalato. Perfetto. Bene, allora Blablanews.net. ringrazio te, soprattutto grazie per aver accettato l'invito con così poco preavviso, perché poi l'ho chiamata tipo: Michela, ti andrebbe di fare una cosa del genere? Lei mi ha detto: non ho neanche un orecchino E io ho dietro. detto aiuto, non ho gioielli, non ho vestiti, non ho nulla, sono con una tuta da ginnastica, per fortuna avevo questo maglioncino che mi sono Ma non ti... Però conoscendoti sapevo che avremmo risolto in modo splendido tutto, e quindi ti ringrazio e ci sentiamo prestissimo appena rientri a Milano, ci vediamo così ce lo organizziamo
Noi ci aggiorniamo e ci vediamo sicuramente per il 18. Io ti prometto che non appena riesco a mettere piede in via Monte Napoleone faccio un salto a trovarti, così ci aggiorniamo sull'ultimo. Assolutamente. Ah, assolutamente, assolutamente. Non vedo l'ora, guarda, non vedo l'ora di poterle mettere, non vedo l'ora. Perciò dico, rispetto a quello che diceva Fabiana ieri, che era molto intelligente la sua osservazione, io dico però che dopo questo lockdown, secondo me, non vedremo l'ora, noi signore, di poter mettere il naso anche 10 minuti fuori di casa con una bella borsa, una bella scarpa, un bello orecchino, un po' di trucco, un capello un po' fatto, eccetera, eccetera. Hai voglia, no, ma hai voglia proprio. Ma anche proprio per urlare un attimo, ok, abbiamo capito, da oggi ripartiamo, esatto. Saremo più prudenti, siamo tutto, però riprendiamoci pian piano. Cioè, però riprendiamo, assolutamente, perché, riprendiamo. Perché i telegiornali ogni giorno, cioè, io non guardo più niente di televisione. Io guardo il telegiornale che è un bollettino di guerra, ormai lo guardavo già da New York tutte le sere, e a New York mi faceva veramente molta impressione che, ripeto, vivere di giorno una vita assolutamente normale nella folla e poi la sera vedere quello che stava succedendo in Italia era veramente allucinante. Comunque guardo il telegiornale poco più, per la verità. Benissimo. Senti, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, che sono tantissimi. Ringrazio di nuovo. Un salutone a tutti. La tele di Michele in via Monte Napoleone al 23, ma con le andate nei suoi riferimenti troverete tutto, oppure da Nelia Santo Spirito, e vi aspettiamo. E, grazie per questa diretta, grazie per averci ascoltato. E, godetevi di questo fine di giornata che è stupendo. E da domani, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, sperando che non si siano annoiati, e grazie a te Ale tantissimo per l'invito, veramente mi ha fatto super super piacere. A prestissimo, buon tutto, un bacio a tutti, baci a Natalia e a tutte le amiche che mi stanno scrivendo delle cose bellissime, grazie. Molto belle, sì, tanto, sono molto seguita. Meno male, si vede che tutti questi anni di passione e sacrificio sono valsi a qualcosa. Semina per altri anni di passione e sacrificio. Ciao tesoro. Ragazzi, fra un minuto cade la linea. Baci. Ci vediamo prestissimo. Ciao Michela, grazie. Ciao. Termina ora.